Buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Più che buongiorno, potrei dire buon pranzo perché sono le 12:20 però avevo promesso che mi impegnavo a registrare di più e quindi voglio iniziare un nuovo vlog. La bimba si è appena addormentata. Allora, che mi sta succedendo in questo periodo? Niente di particolare, a parte mangiare tanto. Chi ha seguito l'altro video, quello lì del mare, vi avevo già accennato che vorrei tornare da nutrizionista. Quindi sì, ci sto pensando seriamente, devo prendere solo coraggio di telefonare e vedere un attimino cosa mi dice. Il problema è questo, che io ho abbandonato da parecchio tempo, più di un anno, quindi non so adesso realmente quanto mi faccia pagare, se 70 euro o continuare con come facevo prima 30 euro al mese, quindi devo vedere un attimino e valutare la situazione, perché comunque voi sapete che non lavoro, quindi io, cioè i soldi che entrano sono lo stipendio di Antonio, quindi con quello facciamo tutto, quindi devo un attimino pensare bene a cosa fare. Detto questo, appunto, è più un sì che no. Ci torno perché ho bisogno di perdere gli ultimi chili, ho bisogno di ritrovare un attimino me stessa perché mi sono un po' persa, nel senso che prima anche se mollavo la dieta, comunque mi durava almeno un mesetto, due, adesso proprio zero, non riesco più a ricominciare, ho provato e riprovato, ma niente. Come chi ha seguito tutto il mio percorso sul canale trova vari video, trova video dove io ho iniziato, ho fatto dopo Natale un mese di dieta, avevo perso peso. Poi l'ho lasciata, poi l'ho ripresa, ho fatto un tira e molla continuo, quindi sinceramente non mi va di andare avanti così e devo appunto trovare una soluzione. La soluzione che io ho pensato è questa, di tornare dalla nutrizionista. E qui fa un caldo atroce, inutile che ve lo dico. Poi, in teoria dovremmo andare al mare in questi giorni, spero per venerdì, domenica sicuro andremo di nuovo al Lido, forse un Lido diverso, un Lido nuovo, poi vi farò vedere, comunque registrerò sicuramente. E stasera dobbiamo andare ad una festa di un bimbo, sarebbe il nipotino di una nostra amica di famiglia che era anche presente al battesimo di Emma. Quindi ovviamente non potrò registrare gli altri bimbi, però vi farò vedere qualcosina se riesco di Emma che gioca, magari adesso vediamo, no, non vi prometto nulla. Adesso sono a casa, ho già pulito un pochettino. Comunque è proprio carina la cucina con le mattonelle. Anche se abbiamo comprato un altro scatolo di mattonelle per terminare questo pezzo. Però adesso mio padre è molto impegnato e quindi non penso che le metteremo per ora. Ma l'importante è che qui, dove io lavo e cucino, non vadano gli schizzi di sugo, di cibo, perché comunque poi veramente si faceva un pastrocchio. Invece così adesso io lavo, le mattonelle rimane tutto pulito. E nulla, questo è tutto. Io adesso voglio editare, ho fatto un video di una ricettina, quindi ve la edito e poi più tardi vediamo il da farsi. Ci vediamo dopo. Ah, ti piace questa piscina? Noi ci siamo attrezzate, Anna saluta. Ciao. Ci siamo attrezzate un po' in piscina, anche se... Giri la signori. Emma, ti piace? Wow, che bello! Dicevo, anche se alla fine non abbiamo riempita tutta, guardate, cioè, in teoria doveva, però sentivamo caldo e ci siamo buttate uguale. Però adesso provo a riempire un altro po'. Abbiamo messo, questo è il gazebo che non vi ho fatto vedere. No, come si fa a far vedere? Abbiamo messo un po' le tende per coprirci, insomma un po' arrancato. Per coprirci di là. Però guardate lì. Cioè coprirci tra virgolette, perché comunque di qua ci sono tutti, vabbè, chi se ne frega, estate. Gira, E nulla, restiamo un po' qui a rinfrescarci. Grazie.
Buongiorno, allora, oggi è giovedì? Sì, ieri siamo andati a questa festicciola, siamo state pochissimo in verità perché Antonio ha fatto tardi al lavoro e quindi non mi ha potuto accompagnare, mia madre aveva da fare, comunque mio padre tornava da lavoro, insomma aveva da fare le cose sue e quindi siamo stati veramente pochissimo, comunque Emma si è divertita tanto, è stata proprio carina. Ha ballato, e, vabbè, ovviamente non ha mangiato perché è piccola, gli abbiamo dato giusto un po' di prosciutto così, e quindi si è divertita, non pensavo sinceramente, ho detto sicuramente piange, invece poi alla fine si è divertita. E nulla, oggi è un'altra giornata a casa, tranquilla, non so se nel pomeriggio uscirò, sinceramente vorrei uscire a vedere se trovo una piscina un po' più piccola perché questa veramente è troppo grande e ieri ci siamo accorti che ci vuole troppa acqua. E quindi è un casino, preferisco comprare una più piccola e vedere se questa riesco a venderla. Comunque anche se non riguadagnerò il prezzo diciamo, di quando l'ho acquistata, comunque sia, non ha senso avere una piscina che non uso. Perché questa qui l'ho comprata tantissimi anni fa quando avevo comunque un terrazzo tanto grande. E nulla, adesso vediamo un pochettino la situazione, se riesco oggi la voglio andare ad acquistare. Allora, vi voglio far vedere un paio di novità che ho acquistato per Emma. Scusate il ventilatore, ma fa troppo caldo. Allora, siamo passati all'Umana 3, questo qui, piccoli eroe. Non mi ricordo se ve l'ho fatto vedere, però vi volevo dire che mi sto trovando malissimo. E questo è il latte di crescita da 1 a 3 anni, c'è scritto qui. C'è scritto che bisognerebbe darlo 2 volte al giorno. Ma Emma lo beve praticamente 20 volte al giorno, però io non gli do la dose completa di 200, in teoria dovrebbe essere 230 ml, io invece non gli do la dose completa perché appunto bevendolo tante volte al giorno gliene do di meno, però mi sto trovando male perché non si sazia e non voglio nemmeno dargli il biscotto nel latte perché poi diventa un vizio ed è una cosa troppo che fa ingrassare veramente tanto. Vedo alcuni bambini di pochi mesi che, a cui già danno il biscotto e sono veramente tantissimo obesi purtroppo. Il biscotto non è necessario nel latte, io mi sono informata, l'ho chiesto anche ai miei due pediatri e non è necessario, quindi non riesco a capire perché si tende ad ingozzare i bambini, anche di tantissimi altri alimenti ovviamente, io cerco sempre di dare il giusto. Detto questo, appunto ho dimezzato le dosi proprio per evitare di dargli ogni poppata 230 ml di latte. Mi sto trovando malissimo, quindi ho deciso che fino a che ci sarà questo caldo, io gli darò ancora questo latte, dopodiché passerò al latte liquido. In teoria già sarei dovuta passare al latte liquido, però essendo che preferisco aspettare comunque che arrivi l'aria più fresca e fare questo passaggio, quindi aspetto verso settembre e inizierò con il latte liquido della IP. Ho già deciso, l'ho visto, cioè il latte crescita della IP liquido. Questo qui in polvere, quindi andrò a consumarlo. Fino a che diciamo, non vedrò che fa veramente tanto caldo per evitare il cambiamento, perché magari un cambiamento fatto adesso, per esempio, lei adesso sta avendo già problemini quando mangia qualcosina in più o qualcosa di diverso, mi sta male. Quindi è meglio evitare durante l'estate, durante il caldo forte, di iniziare a dargli dei cibi nuovi, iniziare a dargli qualcosa che magari non ha mai mangiato prima, ma pure semplici assaggini, perché comunque i bambini sono molto delicati. Quindi questo latte per me non è valido ai bambini al di sopra di un anno, nel senso che a me non sta funzionando, lei si sveglia anche la notte adesso, invece col 2 assolutamente no, erano più o meno le stesse poppate, non si svegliava la notte, dormiva, invece adesso con questo mi sta, si è sballata un pochettino. Poi un'altra novità sono le fette biscottate baby, che sono bellissime. Ora ve le faccio vedere perché sono veramente troppo carine. Guardate, sono in miniatura. E le ho acquistate, le ho viste alla sanitaria e le ho prese.
Allora, questo viene 11 euro e qualcosa. Queste qui mi sembra 1,99 euro. Sono praticamente baby fette, ideali da sgranocchiare, vabbè, con i primidentini, ma io gliele sto facendo con l'acqua, quindi gliele schiaccio nell'acqua, gli metto qualcosina, tipo un po' di cotto, quelle cose lì, gliela faccio mangiare. Mix di cereali bio, dimensioni ideali per le manine dei bambini. Quindi per ora, qui dice dal sesto mese compiuto, si possono mettere anche nel latte, quindi si fa il latte con la fetta biscottata, quindi eventualmente si può fare anche questo. E nulla, queste sono le due novità. Devo dire che queste io non le ho assaggiate, però sembrano molto, sono molto profumate, molto carine. Ovviamente uno si sa che gli può dare anche la classica fetta. Io per ora ho solo lei come bambina, quindi voglio provare questi prodotti. Queste qui della Hip, comunque per ora l'ho trovate solo della Hip, non so se, cioè non so se ci sono di altre marche, ma sicuramente. Però alla sanitaria avevano solo queste qui. E mi sto trovando benissimo con le fette biscottate, con il latte no. Datemi qualche consiglio sul latte, appunto ve ne ho parlato apposta perché volevo sapere le vostre esperienze. Per quanto riguarda il fatto del cambio del latte, so che molti vanno direttamente al latte vaccino dopo l'anno, quindi ma sapete io come sono fatta? Addirittura Emma non ha mai mangiato il pesce, non mangia fragole, non ha mai mangiato altri tipi di frutta se non pera, mela e banana, mai mangiato assolutamente nulla. Ha fatto qualche assaggino di qualche cibo nuovo, ma comunque voi sapete che io sono molto, ho molta paura di dargli del cibo nuovo, quindi cerco sempre di andare con molta cautela. Comunque da settembre continuerò il mio svezzamento, per ora cerco di dargli tutto ciò che ha già mangiato, quindi la carne più o meno ha mangiato tutti i tipi di carne, quindi i vasetti li ho provati praticamente tutti. Come legumi invece no, ha provato solo le lenticchie, i piselli ancora non glielo ho fatti provare. Come verdure, zucchine, carote, quello un po' di tutto, la zucca, quindi ha mangiato un po' di tutto, però vorrei provare a inserire anche le melanzane adesso, quindi sto andando molto lentamente, però volevo sapere le vostre esperienze sul latte, perché io ho un po' il terrore di fare il cambio del latte, perché so che molti bambini al cambio del latte poi stanno male, quindi vorrei sapere realmente voi come vi siete trovati, che tipo di latte usate, come avete fatto il cambio del latte, in che periodo, quindi fatemi sapere perché veramente sono curiosa di leggere le vostre esperienze. Io adesso mi metto all'opera, mi metto a pulire e ci vediamo. La lavatrice, vi volevo dire, intanto questo Lenor è fantastico, un profumo bellissimo, ma il prodotto in eccellenza di questi giorni è questo soft liquid gel. Vi assicuro che è bellissimo, compratelo, muschio delicato. Io in offerta l'ho pagato, mi sa, 1,99 euro circa, ma raga, vi assicuro è qualcosa di spettacolare. Vabbè, non si vede il colore, ma il profumo è bellissimo, quindi ve lo Salvo, straconsiglio. come dire, ieri cosa ho acquistato ad Emma, guardate quanto è carina, la paperella della Hip. Non è che non vi sto facendo più video spesa, video acquisti Emma, è che veramente raga fa caldo, quindi ho deciso di fare i vlog in modo che quando ho quei 5 minuti e cose da farvi vedere, inserisco tutto nei vlog e così allo stesso tempo vi rendo partecipi e stiamo un po' insieme, perché fare dei video mirati, tipo il video spesa dell'altro giorno, veramente è stato faticoso e poi comunque avevo la videocamera piena, un macello, non riuscivo a registrare, mi sono nervoso, quindi adesso ho detto, ho svuotato un po', spero di riuscire a fare un po' il vlog un po' lungo e quindi adesso mi devo organizzare un po' meglio per fare questi video. Buongiorno, di buongiorno, mi sono appena svegliata, Monella, un po' tardino, eh? Sono le 9 del mattino. Allora, sto dando ad Emma un po' di yogurt, questo qui, mela e yogurt. Cosa ne pensi? Ti piace? Amo scusa. Buono. Non ti piace? Non lo vuoi?
Ma è buono? È buono questo yogurt? Così, buono. Non ti piace? Fai così. Buono. Emma, che Yeah. c'è, nonna? Allora, sono a casa, sono tornata da poco. Oggi si crepa. Avevano detto che ieri era la giornata più calda, ma oggi non si scherza, è peggio di ieri. Stavo dicendo, ho bevuto un succo all'arancia come spuntino e adesso per pranzo in teoria dovevo fare le verdure, ma siccome sono uscita non le ho fatte, quindi adesso vedo un attimino cosa fare. Emma sta giocando e niente, adesso spero che lei si addormenta perché oggi ho fatto una doccia, ma vorrei fare un'altra doccia, sistemare un po' casa che non ho pulito per niente perché poi mi sono preparata e uscita e nel frattempo aspetto Antonio che arriva perché è andato a fare un servizio che oggi non ha Noi lavorato. siamo buttati a terra. Fa troppo caldo. Stiamo giocando, cioè in teoria dovremmo giocare, ma io non ce la faccio proprio. Lei sta giocando. Si è anche alzata in piedi, guardate i cani. Semi collassati, oggi si muore. L'unico problema è che non c'era il sole e quindi oggi non siamo andati in piscina. Peccato. Vabbè. Sono le 18, ho messo a cucinare i broccoli. Sto facendo mangiare anche i cani. Emma ha già mangiato i cagnolini. Lei sta nel carrozzino, sta guardando Peppa Pig. Stavo dicendo, ho messo a cucinare i broccoli, così quando torno butto la pasta e facciamo prima, perché altrimenti se metto a bollire i broccoli quando torno si fa troppo tardi. Li volevo fare al forno in effetti e fare anche la mia ricetta, ma poi ho detto se mi metto a fare questo non esco più. E quindi adesso aspetto che mangiano i cani, mi faccio una doccia, tanto questi stanno già cuocendo, e poi usciamo a fare una passeggiata e a fare alcune compere. E nulla, qui fa molto molto caldo, solo che appunto essendo che era nuvoloso non ci siamo messi in piscina, quindi niente, pomeriggio abbastanza noioso. Allora, siamo tornati adesso a casa, ho fatto un po' di spesa, sto mettendo a posto, ho preso anche una pasta sfoglia perché adesso la sera fa caldo e quindi per fare dei secondi alternativi, cioè qualcosa di veloce. Poi ho preso il petto di pollo alla bambina perché domani gli voglio fare un po' di petto di pollo. Adesso vi faccio vedere il resto della spesa, questi li ho messi subito in frigo. Allora, dicevo, poi ho preso, vabbè, il volantino, questo non ci interessa. Queste piadine, è la prima volta che le prendo, sono 5 piadine, 120 grammi l'una, secondo me è un buon affare, 1,55 euro, quindi non male. Comunque abbiamo speso 26,47 euro la spesa, qua a parte ho preso un'altra cosa, quindi abbiamo avuto, dobbiamo grattare. Poi ho preso questo per Emma, il cotto. I piatti, allora, io non utilizzo mai i piatti di plastica, però ho detto, siccome in questi giorni stiamo mangiando fuori, per fare una cosa più veloce io prendo e li butto, perché adesso col caldo stiamo cenando fuori sotto al gazebo. Quindi quando faccio tipo i secondi, quelle cose veloci, le appoggio qua, sono tutta sporca di trucco, mi sono pure truccata io con sto caldo, e sono comodi, però io odio mangiare proprio nei piatti di plastica, bicchieri, non compro mai niente, però ho detto, per queste serate ne approfitto. Abbiamo preso degli yogurt da bere perché con questo caldo ci sta, bere un po' di yogurt, banana. Questo invece è multifrutti. Poi ho preso uno di pomodori pelati interi, una Pepsi. C'è l'olio in offerta. Emma che urla, aspettate.
Dicevo, c'è l'olio in offerta, se vi può interessare, è partito oggi il volantino, infatti ne aveva pochissimo, 3,49 euro, è regalato, io vi avviso, questo qui che utilizzo io, molti di voi me l'hanno sempre chiesto di quest'olio, vi assicuro che è buonissimo, e io ho preso tre bottiglie perché 3,49 euro è regalato, io non so se lo hanno messo tutti i Todis, comunque. Poi, questo qui, mela verde e mango, lo voglio provare, perché sembra buono. Poi, ho preso un paio di questi succhetti per Emma ed infine, due cose golose. Ho preso la crema di pistacchio e i pistacchi perché domani vorrei registrare il video del gelato a pistacchio perché presi la panna. Voglio provare, non lo so cosa ne uscirà fuori, però voglio provare. Questa qui viene intorno ai 3 euro, invece i pistacchi 1 euro. Quindi questa era la mia spesa, niente di particolare. Io adesso continuo a cucinare e poi ci vediamo dopo per la buonanotte. Ah no, aspettate, una cosa importantissima. Guardate cosa ho comprato. Ecco qua, per quello dicevo due scontrini separati. Ho preso la piscina. Allora, io ho l'altra piscina, ma è troppo grande. Quindi, come vi avevo messo accennato, volevo una un po' più piccola, più accessibile. Quella che ho io è 3000 litri di acqua, quindi enorme. Questa qui è 480 litri. Quindi, facciamo un bel passo indietro. Siccome comunque c'ho lo spazio, però tanti litri di acqua, riempirla, già ieri ci siamo stancate. Questa qui è più accessibile, così ci possiamo fare un bel bagno, il pomeriggio stiamo in tranquillità in piscina, ho il suo angolo della piscina e sto a posto. Quella lì è enorme, mi occupava tutto il terrazzo, anche se è enorme il terrazzo, però mi occupava una bella fetta, quindi ho preferito per 20 euro prendermi questa. Quindi se vi può interessare, questa qui è circa 2 metri, ora vi dico, 2 metri di larghezza per 1,53 m di altezza, quindi non male, ma sta facendo un sacco di guai, ci vediamo dopo. Allora, io dal mio salottino esterno vi auguro una dolce notte, mangio il gelatino e vado a dormire, ma già sta dormendo, sono stanchissima. Ho iniziato a svuotare la piscina perché poi domani vogliamo gonfiare quella nuova che ho comprato, poi vi farò vedere. Quindi vi auguro una dolce notte e vi aspetto domani con un nuovo video sul canale. Ciao!